Che cosa intendi fare adesso? Ma quello che facevo prima. Prima non facevi niente. Appunto, un'occupazione simile non dovrebbe essere difficile a trovarsi, anche se sono stato in galera. Ti secca che io resti qui a San Vito? Ma no, perché vuoi che mi secchi? Tu fai la tua strada, io faccio la mia. Senti, io dovrei ricevere una persona. Io ti lascio. Ma no, è la maestra elementare. Siediti, è questione di un attimo. Fai entrare la signorina. Signorina, come? È permessa. Avanti. Mi scusi se l'ho fatta aspettare. Il signor Umberto Fioravanti, la signorina Elsa Peroni. Potevi dire che sono tuo cugino. Mio cugino, si capisce. Come si capisce? La signorina Peroni è quell'eroica maestra che ha dato la sua pelle per un suo scolaro. Cosa ha fatto lei? Ha dato la sua pelle? Ma sì, ne hanno parlato tutti i giornali. Già, ma sai, là non c'erano giornali. Prego. Un suo scolaro... Oh, signor sindaco, non è il caso. No, invece è proprio il caso. Un alunno della nostra scuola, giocando col fuoco, riportò una terribile ustione che non voleva rimarginarsi in nessun modo. Occorreva un innesto, una pelle giovane e sana. E la signorina ha dato la sua. Ma è straordinario, eh? Addirittura la pelle. Ma io capisco spogliarsi per il prossimo, ma addirittura spellarsi. E quando è stato? Saranno 3 mesi. E chi è lo scolaro che ha avuto tanta fortuna? Fantolli, Paolino Fantolli. Ah, il figlio di Battista? Sì. E come sta adesso? È guarito? Perfettamente, lo vedrai domani. Io non sapevo niente, signorina. Mi scusi. Di che? Tu eri fuori... No, io non ero fuori. Ero dentro.